Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Bli87 e benvenuti in questo nuovo video dove andrò ad illustrare le spade più iconiche del panorama videoludico, cercandole di classificare in base alla loro fama. Logicamente l'ordine di questa classifica è soggettivo, ma tenendo sempre a mente la popolarità effettiva della spada. Quindi possiamo fermarci qui con la premessa e iniziare questa top 9, perché 9 spade per me sono quelle un poco più rinomate, più conosciute. Iniziamo questa classifica con una delle spade che io preferisco di più in assoluto, nonché mia fedele compagna in molte run di Dark Souls 3. Al nono posto abbiamo lo spadone del sangue di lupo, o più comunemente la spada di Artorias, arma brandita da uno dei quattro cavalieri di Gwyn, ovvero appunto Artorias, il camminatore dell'abisso. E a mio parere credo che questa sia la lama più riconducibile alla saga di Dark Souls. All'ottavo posto abbiamo le doppie lame più di moda da qualche anno a questa parte. Le armi che qualsiasi cosplayer donna ha in casa, per forza. Stiamo parlando ovviamente delle doppie spade di Katarina da League of Legends. Ormai le conoscono tutti, un po' per la grandissima diffusione che ha avuto e che sta avendo League of Legends, ma anche perché, come ho detto all'inizio, ci sono molte cosplayer avvenenti e prosperose che interpretano Katarina, quindi pure che magari tu non conosci il personaggio, ti vai a fare la foto, poi gli domandi che personaggio è, e così si diffonde il verbo di Katarina e delle sue famosissime doppie lame. Non poteva mancare in questa classifica la Claymore demoniaca più famosa del mondo videoludico. Stiamo parlando ovviamente di Rebellion, l'iconica spada della serie Devil May Cry, donata dal demone Sparda a suo figlio Dante, che saprà farne ottimo uso nella sua caccia ai demoni. In sesta posizione, la lama per eccellenza di ogni cacciatore di belve che si rispetti. La mannaia dentata entra di diritto in questa classifica, pur non essendo una delle spade più forti, una delle armi più forti presente in Bloodborne. Anzi, è una delle tre spade iniziali, una delle tre armi iniziali, ed è anche sulla copertina del videogioco, quindi deduco sia la spada più iconica, più rappresentativa di questo titolo. In quinta posizione troviamo lo spadone più grande di questa classifica. Ero molto combattuto su quale lama mettere di questa saga, ma alla Masamune di Sephiroth ho preferito la Buster Sword di Cloud, logicamente da Final Fantasy VII, uno degli spadoni più conosciuti. Ho visto persino dei ciondoli che hanno sta spada tanta, ti metti sto ciondolino che è piccolo, sto pendolo così grosso, che è la fine del mondo. Sicuramente è uno degli spadoni più conosciuti in ambito videoludico, icona di una delle saghe più amate di sempre. In quarta posizione abbiamo la catena regale, iconica lama di Kingdom Hearts. È il Keyblade di Sora, protagonista della saga. Nonostante sia il Keyblade base, quindi non il più potente, è sicuramente quello più conosciuto da tutti i videogiocatori. Al terzo posto abbiamo di nuovo una coppia di lame, ma penso che queste qua siano le doppie lame più conosciute a livello videoludico, nel mondo videoludico. Fuse al polso dell'utilizzatore dal dio Ares, abbiamo le spade del caos utilizzate da Kratos in God of War. Veloci e brutali, assecondano tutta la sete di sangue e di vendetta del nostro protagonista. Icona dei giocatori PlayStation, ma la loro fama si estende ben oltre il mondo Sony. Al secondo posto c'è la spada per eccellenza, icona di casa Nintendo, ma conosciuta in tutto il mondo videoludico. Definita come la spada che esorcizza il male, abbiamo la Master Sword, o spada suprema, da The Legend of Zelda. Fedele compagna di Link in ben 7 capitoli della saga. Piccola curiosità, la spada è un chiaro riferimento ad Excalibur. Infatti, ogni volta che la troveremo, dovremmo estrarla da un piedistallo, proprio come la celebre spada nella roccia di Re Artù. Arriviamo al primo posto, la lama che ha segnato un'era, la lama più iconica mai concepita, la spada blu che tutti riconoscono anche a chilometri di distanza, un simbolo di forza forgiato nel diamante. Ebbene sì, al primo posto c'è la leggendaria spada di diamante di Minecraft, un'icona che trascende le generazioni, conosciuta da tutti i videogiocatori, sia novelli che veterani, e anche da chi non ha mai toccato il videogioco. Credo sia la spada più conosciuta a livello mondiale fra quelle che ho citato. Logicamente, fammi sapere tu cosa ne pensi di questa classifica, magari stila
una classifica tua personale, lasciando un commento qua sotto, magari puoi anche farmi sapere un eventuale lama che ho dimenticato, oppure puoi stravolgere questa classifica come meglio credi. Mi farà sicuramente piacere vedere i vostri pareri. Quindi, se il video ti è piaciuto, sostienilo con un bel pollicione in su di quelli belli grandi e blu, come la spada di Minecraft che è là. Se volete, consigliatemi una nuova classifica, una nuova top da fare su questo canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Patate a tutti, ciao!